Colonnello Piscinelli, ancora una volta l'arma al fianco dell'Adricesta per questa bella iniziativa nel reparto di pediatria dell'ospedale di Pescara. Sì, anche quest'anno si ripropone il Babbo Natale Carabiniere vicino all'Adricesta, in generale vicino a tutte le persone che fanno beneficenza, soprattutto in questi momenti dell'anno che sono molto particolari. Cerchiamo di portare un sorriso qua nell'ospedale ai bambini, anche se devo dire che sto notando che sono i bambini che danno dei sorrisi a noi, perché ci regalano dei sorrisi, perché hanno un entusiasmo spettacolare, che proprio il fatto di essere bambini ci fa stringere il cuore a noi e ci fa uscire di qua pieni di gioia. Portare la vicinanza dell'arma dei carabinieri automaticamente, quindi di tutti quelli che fortunatamente non hanno necessità di stare in ospedale ma vengono a trovare e portare un saluto, è una cosa molto molto bella. Rientra nel programma di umanizzazione delle cure in ospedale, che è così importante per la popolazione pediatrica e per i loro genitori. Noi abbracciamo tutti i reparti pediatrici, perché la Ricesta non ha un reparto unico. Cerchiamo di umanizzare e soprattutto dare dei servizi e dei momenti anche di svago e di gioia a tutti i bambini ospedalizzati. Quindi poi visiteremo anche la pediatria, visiteremo l'ematologia, il day hospital, il centro trapianti. Ovunque è possibile portare un po' di allegria e di gioia, cerchiamo di farlo. Da 13 anni con la collaborazione dei Carabinieri di Pescara. Io ringrazio soprattutto i ragazzi del conservatorio, perché portano queste musiche, queste allegrie, non solo a Natale ma anche durante l'anno. Vengono qui e si trattengono per 2 ore, 2 volte a settimana con i bambini ricoverati, e attraverso la musica cercano di alleviare le loro paure e le loro sofferenze.